Benvenuti a questa nuova puntata del magazine di approfondimento sanitario di Sanità Informazione. La nuova puntata sarà dedicata ai progetti della sanità del 2021. La pandemia ha messo a dura prova il sistema sanitario nazionale e ha fatto emergere delle criticità vecchie e nuove. Le affronteremo attraverso la voce della politica, delle istituzioni, dei rappresentanti dell'università e della cittadinanza. E allora entriamo alla Camera dei Deputati, dove abbiamo incontrato il presidente della Commissione Affari Sociali, Maria Lucia Lorefice. Ci lasciamo alle spalle un anno molto complicato e che ha messo a dura prova il nostro sistema sanitario, però è un anno che ci ha indicato anche le coordinate per la nostra azione futura. Innanzitutto abbiamo compreso la gravità dei tagli che sono stati effettuati al comparto sanità in passato. Voglio ricordarlo, tra il 2010 e il 2019 sono state ben 37 i miliardi di euro sottratti alla sanità. Fin dal nostro insediamento, quindi fin dall'inizio della legislatura, abbiamo invece invertito la rotta, perché quando si parla di salute non si può mai parlare di costi, ma sempre e solo di investimenti, e noi abbiamo cominciato ad investire in sanità fin dall'inizio. Adesso un'occasione è rappresentata sicuramente dal Recovery Plan, con il quale sono stati previsti ulteriori 19 miliardi di euro per la sanità, risorse che si vanno ad aggiungere a quelle che abbiamo già stanziato in questi mesi, parliamo di ben 12 miliardi di euro. Però oltre a stanziare delle risorse, occorre anche cercare di risolvere definitivamente il divario che esiste fra le varie regioni, perché la salute e di tutti è un diritto e va garantito e tutelato. Lo abbiamo sentito nell'intervista all'onorevole Lorefice: la sanità italiana ha sofferto di tagli, ma ha avuto anche nuovi stanziamenti. Andiamo a parlarne direttamente con chi di cifre se ne intende e colleghiamoci in diretta con il professore Americo Cicchetti, docente di economia all'Università Cattolica di Roma. Benvenuto, professore. Grazie. Professore, a lei vorrei chiedere quali sono gli stanziamenti necessari, gli interventi necessari affinché la sanità italiana possa rimettersi in piedi. Ma fondamentale è intanto tornare ad investire sull'edilizia, un'edilizia sanitaria che riguarda intanto la messa a norma di molti ospedali. C'è una stima fatta al Ministero della Salute, ci vorrebbero 14 miliardi per dare l'antisismicità agli ospedali. Poi fondamentale l'investimento nella digitalizzazione ed infine le competenze. Investimento nelle competenze vuol dire tornare a investire nei nostri medici, nei nostri infermieri, dal punto di vista dei modelli di competenza, non tanto nei numeri. Questo vuol dire anche diversi modelli formativi, vuol dire anche competenze non solo tecnico-professionali, ma anche di natura manageriale. L'investimento sul management sanitario è certamente importante. Insomma, c'è tanto da fare, ma se dovessimo tradurre tutto questo in cifre, quanti soldi servirebbero? Ma se noi avessimo a disposizione quella cifra che aveva tra l'altro stimato il ministro Speranza, cioè 68 miliardi nei prossimi 8 anni, potremmo effettivamente mettere in piedi un bel servizio sanitario nazionale aggiornato con i tempi. 8 anni, quindi dovremmo cominciare già da domani, allora. Dobbiamo iniziare subito, il tempo è ora. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E adesso spostiamoci in Senato. Abbiamo chiesto alla Presidente della Commissione Sanità, Anna Maria Parente, cosa auspicare per il 2021. Sentiamo. 2021 dovrà essere l'anno della medicina territoriale. Noi dobbiamo rafforzare il nostro sistema sanitario in questo senso. Dobbiamo portare le cure ai pazienti quanto più vicini al luogo dove vivono. E penso anche a un grande progetto di medicina integrata domiciliare per gli anziani.
che noi abbiamo un livello di invecchiamento della popolazione importante e quindi dobbiamo prenderci cura degli anziani, sia autosufficienti che non autosufficienti. Poi a me piacerebbe avere un progetto di guardia sanitaria nazionale. Il Covid ci ha insegnato che dobbiamo imparare molto ad essere flessibili, quindi a creare nuove terapie intensive, ma soprattutto la formazione dei medici e del personale sanitario. Quindi dobbiamo creare una guardia sanitaria nazionale che possa intervenire in caso di epidemia con la formazione dei medici, ma anche con volontari cittadini non operatori sanitari. Ultimo, un grande progetto di medicina preventiva. La sanità siamo noi. Lo abbiamo sentito, il 2021 sarà l'anno della medicina territoriale, così come ha detto nell'intervista la presidente Parente. E allora per parlare di questo argomento ci colleghiamo in diretta con il presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, Claudio Cricelli. Benvenuto presidente. Secondo lei cosa servirebbe per rinforzare la medicina territoriale? L'emergenza e le criticità di questi mesi ci obbligano a capire quali sono stati i fabbisogni, le esigenze che hanno coinvolto la medicina generale e la medicina del territorio e a fare tesoro di quello che abbiamo appreso. Abbiamo appreso quattro cose. Innanzitutto che deve essere potenziata, ma potenziare è un termine generico. Cosa vuol dire? Medicina territoriale è sottodimensionata, ha pochi addetti, non medici, ha pochi addetti di supporto al medico. Il medico ha bisogno di strutture adeguate, ci deve essere uno standard in cui lo studio del medico non sia soltanto una scelta dettata da quello che si trova sul mercato, ma deve avere delle caratteristiche precise. Il medico deve essere remunerato, ma il finanziamento per tutti i servizi accessori e il suo potenziamento devono essere erogati a parte. E infine, la medicina territoriale deve essere dotata di grandi strutture diagnostiche. Presidente, ma in tutto questo qual è il ruolo della telemedicina? All'interno degli strumenti di supporto da una parte alla diagnosi e dall'altra di supporto all'assistenza domiciliare, quello che abbiamo scoperto ancora di più in questi mesi, è che la maggior parte delle prestazioni non hanno bisogno di una presenza fisica. Telemedicina è tutto ciò che impedisce uno spreco di tempo e consente di tracciare segnali o di inviare prestazioni senza che il paziente si muova dalla propria casa. Presidente, grazie per la sua partecipazione. Grazie a voi tutti. Tra i macro temi che abbiamo trattato, grande assente è quello delle liste di attesa. E allora facciamo il punto nel servizio. L'accesso alle prestazioni è l'aspetto attraverso cui negli ultimi 5 anni il Servizio Sanitario Nazionale ha manifestato tutta la sua fragilità. A dimostrarlo i dati del 23esimo e ultimo rapporto PIT Salute di Cittadinanza Attiva, che fotografa il punto di vista della popolazione. In questi anni l'accesso alle prestazioni in intramenia o presso privati è quasi raddoppiato, passando dal 18 al 31% a causa delle liste di attesa troppo lunghe. Alle difficoltà ordinarie in questo anno di pandemia se ne sono aggiunte altre. Il problema numero uno per i cittadini e l'annullamento di visite ed esami già prenotati prima che esplodesse l'emergenza Covid. La tematica ha riguardato il 49,9% delle segnalazioni totali, a seguire a quota 35% la difficoltà di fissare nuove visite ed esami. In alcuni casi è addirittura impossibile prenotare perché le liste d'attesa sono così lunghe da essere state bloccate. E quali saranno le ulteriori conseguenze del Covid sull'accesso alle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale? Le visite cardiologiche potrebbero ridursi del 54%, quelle dermatologiche rischiano di diminuire da 6,4 milioni a 3,2. Per le gastroenterologiche si prospetta un meno 39%, per le oculistiche meno 23%, per le visite ortopediche meno 32%. Si dimezzeranno anche le analisi del sangue, ma sarà garantita al 100% l'attività oncologica. Alcuni dei numeri che abbiamo appena sentito sono stati elaborati da Cittadinanza Attiva. Allora non possiamo che collegarci in diretta con il vice segretario di Cittadinanza Attiva, Francesca Moccia. Benvenuta. Salve. Allora, ci dica un po', parliamo sempre di numeri, di liste di attesa infinite, ma quale potrebbe essere la soluzione per snellirle?
Sicuramente una soluzione in tempo di emergenza può essere riorganizzare i servizi, come già alcune regioni stanno facendo, allungando i tempi, lavorando anche nel weekend, mettendo a disposizione più macchinari, quindi un grosso investimento in persone, risorse economiche, macchinari, con un tempo quindi più ampio per gestirli, e con una telemedicina, quindi la possibilità di visite a distanza, che possa colmare questa difficoltà di essere quindi in presenza. Se dovessimo cominciare già da questo momento a rimboccarci le maniche nel modo in cui lei ha detto, quanto tempo ci vorrebbe? Certamente pochi mesi per le regioni che sono in grado di governare le liste d'attesa che lo erano già in precedenza, l'Emilia Romagna, la Toscana per citarne alcune. Per altre, soprattutto le regioni del sud, pochi mesi non basterebbero perché hanno accumulato dei ritardi che difficilmente riuscirebbero a smaltire. Grazie per la sua partecipazione. Grazie a voi. Questa era l'ultima notizia. Nel darvi appuntamento alla prossima puntata, vi invito a seguirci sul nostro sito sanitainformazione.it, sui nostri canali social. Grazie e arrivederci.